Mi posso sollevare? Arulli? A nessuna parte. Mi devo togliere il busto per sentire sollievo. E si dice sollievo. Sollievo è russa. No, sollievo è italiano, va bene? Sì, e sono sicuro sì. Ma da dove venite? Dal cancello. Dal cancello. E vi hanno fatto passare con tutte le mitre spianate che stanno dentro a cosa. E da dove stavate venendo dal cancello? Da dove stavo venendo? Dall'ospedale! E non parliamo proprio! Hanno casa da mano e panno mi sa a seconda sul posto! Immagini tu da sul posto! Caccia! Che dopo? Perché state? Perché state così? E stiamo così perché adesso sicuramente il direttore ha saputo del fatto e ci vengono ad arrestare. Che volete? Ma quando mai? Ma no, io stavo là quando è arrivata la polizia! Il direttore ha detto che la cassaforte l'ha aperto lui per pagare la vendita dei giocatori. Ce l'ha detto pure quella sciangata. Ci ha detto il direttore la cassaforte ha aperto. L'ho presa io, ho pagato le vendite. Oh, direttore. Ehi. Ha detto questo. Ehi. Don Vince è sul posto, non me l'hanno messo in interrecchio, ho sentito questa cosa. E poi ha detto questa cosa. Se ha detto il direttore, un motivo c'è solo. O direttore è uscito pazzo. E che saranno state botte Marcandone? E botte Marcandone, ha cipigliato solo in gobe, capito, Angelino? Io ci devo vedere bene in questo fatto. Io ci devo vedere chiaro in questo fatto. Che fate, mo? Una cosa. Dimmi sapere. Ma preoccupato, una cosa. Hello? Italian police? No, parlo francese. Yes. This is Vincent Castle, yes. I am a journalist americano, yeah. Reporter, yes. Volevo sapere una cosa, yes. Volevo sapere se c'è stato un rapino in un casino. Un casino, casino, a buace. Non è? Ma fa sono un frutto. Ananas. Un frutto di gioiello. Un frutto di gioiello dentro la casa. Nessun rapino. Grazie assai. Domani scrivo sul newspaper. Se lo poggio no. Grazie. Signori, il copper di sì. Eccola qua. Ma scusate, com'è che il direttore non ha denunciato il furto? E non l'ha denunciato il furto, che ci interessa? Questa ha fatto e questa. Ma ce ne possiamo pure andare. Ce ne possiamo. Dove sta la 126? Lo sapevo Leonardo. E dove sta il fascino? Ma in ospedale, stavo parlando zitto con il direttore. Ma come facciamo? La 126 non sappiamo dove sta, come ce ne scappiamo? Ecco qua, trovate lì. Io faccio il pagone Vincenzo von Castellano, yes. E mi metto sopra al pullman dei congressisti. Ecco qua, faccio appena trovo una stazione, mi fermo, piglio il treno e me ne torno. E pure io, venimo a parlare russo, vengo pure io sul pullman e faccio la congressista. Andiamo, bene per te. Leonardo, quando torna qua, la macchina non sapeva, rossa, niente te ne faccia addosso, di niente lo possono accusare, sviglia la macchina e se ne va. Madonna, mi ha già ritirato! Marcandoni, quando torna gli ostaggi, io non faccio, vedo che sceme o lasciano stare, non ti preoccupare. Dai, aspettate. Che è successo? No, ma non già faccio, ma già, com'è che lo fate sollevo? Sollievo. Come un russo, da lei, no, ma non dovete fare... Ma come se riesci, se riesci. Adesso viene il direttore! Ma già lo Augusto! Chi trasse, mi trovo sollevo! Madonna che E che adesso cosa? Vanno mi salli dal sito, questo questo è un cimelio. La mia trisnonna l'ha avuto regalata da una dama della corte Borbo Uiro Rita. E se vede che è Borboni, ma dico, ve l'hanno messo al CTO o l'avete messo da solo? L'hanno messo da lì. Se è voluto la matematica sarà sana, ma mo' più è uscire è più facile. Datemi una mano. Mettete mare da me. Mi metti dietro a voi. Datemi stare da me. Mi sono messo in dietro a voi. Mettetevi dietro a me. Se voi vi citate sempre, io... Allora, sentite a me. Pigliate il nudo. Pigli il nudo? Eccolo qua. L'ho preso. Ecco qua. Quando io vi dico ok, voi tirate. Ti tiro? Siete pronto? Siete pronta? Ma che io dico? Ce la state! Madonna! Ma che te fai? Oh, ti do! No, lo signore, avete stretto! E se ti stringi, quello è normale! No, lasciate qua. Angeli, vieni qua. Ma parlo un sciarapollo. Angeli, pazienza, piglia qua. E non ti muovere, e tu non tirare, non fare niente. Voi pigliate un'altra volta questo capo qua. E contiamo fino ai tre, Angeli, in dei muovi. No. Qua, al mio tre, voi tirate, non vincere, tirate, non stringete. Siete pronto? Uno, due, tre. Tirate. Questa. La volta che è stata dalle scuola prima.
compagno mo tenga. Sì, no, lasciate stare, voglio andare a togliere il sangue. Perché c'è forte, non devo bus, ma guarda a me. Me lo tengo io, sedetevi qua, non vi preoccupate. Ma che già fanno? Una cosa mia, sedetevi sopra la sedia, non vi preoccupate che adesso vi organizzo io. Facitela per carità. Sì, sì, sì. Ecco qua, allora, Angeli, vieni qua, vedi. Guarda, prendi questo capo qua, prendi questo capo qua, ecco qua. Adesso gira da questa parte qua, vedi, la dobbiamo liberare bene. Ecco, tu gira, ecco, io passo, passa sotto, ecco, passa sotto, brava. Ecco qua, adesso vieni di qua, vieni, vieni, io passo sotto io adesso, io passo sotto. Ecco, ecco, oi, ecco, adesso se tiro, vi soffocate. No, posso respirare, ma non posso aprire i bracci che mi hanno attaccato con base. No, me ne voglio, dopo c'è la taffa, per carità. No, no, aspettate. No, mi dovete credere, faccio un fioretto, facciamo lo sfilamento a secco. No, non facciamo lo sfilamento a secco, una cosa, una tecnica che ho imparato io. Mettetevi carpone. Non è tenga. Che cosa? A me piglia i scarponi, non ce l'ho. Mettetevi carponi. Non ce li ho, già fa con destra prima che scarponi. Non ce li ho. E carponi, vuol dire a quattro zampe, a pecore. E anche a me, cantare, ma visto come sei. Già a pecore che scarponi. Non voglio farlo. Mettetevi se... Ma c'è il suo fumo, la pecore. Mettete, io mi metto indietro a voi, mi metto indietro a voi, voi mettete carponi, io metto indietro a voi. Allora, adesso facciamo la tecnica dello sfilamento a secco. Voi immagazzinate tutta l'aria che avete nei polmoni. Nel momento in cui io dico cocciato, voi cacciate tutta l'aria improvvisamente, va bene? Da dove esce? La bocca, da bocca, va bene. Allora siete pronti? Uno, due, poi vai. Ma la sala degli incontri, caro barone! Ne fa che ginnastica! Ma lei è sempre chiusa! E con te se voleva fare ginnastica, come mai voi qua? Una disdetta, barone! Sto cercando lo scicco da due ore e non lo trovo! E così sfuma il nostro tetto a tetto di lavoro! Ah, può fare tetto a tetto con me! Di essere tedesco, molto fervoroso, tetto a tetto e altro! Oh, muovo, vai ginnastica! Testa a terra, culo in cielo! Culo in cielo, testa a terra! Testa a terra! Mi dispiace, ma non è possibile! No. Sono in partenza, devo parto con il pullman dei congressisti e vado a Livorno. Barone, ma che io esco da qua dentro! Senta, ma e se anche andare a Livorno, fare piacere a me pure. E consegnare questa mia borsa. Mamma mia, barone! Barone, mamma mia, viene una cuccia! Sotto sedendo! La contessa è del Caucaso, ogni tanto parlo che Caucaso state dicendo. Non è una cosa mia, voi mi portate questa borsa qua, ve la portate a Livorno. Con piacere, perché non ci siano oggetti di valore? No, Michelangelo, Raffaella, pubblicazione d'arte. E perché non la porta lei? Perché Napoli? No, perché non la porto io, perché così essere sicuri di incontrare voi a Livorno e fare tetta a tetta. Barone! Io vi incontro a Livorno, dentro a Pecco, voi come chiamate? Luciana Lepre. Luciana Lepre! Attendo Lepre, che se corri troppo scassi coscia. Pezzo, ma prega con... Don Vigia, vuoi fare tetta a tetta la Lepre, sta truaia, non ti conosco. Quando mai? Quello è un pensiero entusiasmante. Viene mo se porta a bus. Se viene qualcuno qua, nessuno ci trova niente addosso. Niente ci fosse. E c'è quelli ci domanda dove stanno i soldi? Manale! Quello pensa solo al petrolio. Manale, non mi preoccupate, io vado a Livorno domani e organizzo il tetta a tetta con lei. Vado dentro all'albergo, ma pigli e sorda, la circuisco in un modo mio perché pure io devo fare il senso. I capelli! Madonna mia! E sta? La cinciata! Don Vincenzo, i capelli! Sono riuscito a farvi angosciare? Mi sono scunucchiato nel aspettate, Don Vincenzo! Sono riuscito a farvi arrognare! Come passate? Fatemi sentire. Oh, Madonna! Guarda qua come stongo! Io c'ho a Livorno in posizione da ranavotto, le ame. Ma perché è uno stato duraturo? E che mamma tua? Tu quelli mani di Assaciunga! Me lo vedo io! Don Vincenzo! Mettetevi scarponi. Ma vatti! Fammi il salto! Mettetevi scarponi, la congiovina! Io mi siedo sopra il biscotto! Ecco, quello si è tirato quella coscia! Quello che spatti da via di terra! Quello mo si è tirato questa qua! Si è tirato questa Angeli, ma che passa? Ma caso un picchino sempre con me, se mi venite a volare un picchino con me, ma che ci faccio? Tu guadori i tuoi mestieri! Davanti a te sei, e approcci sessuali il tuo numero! Approcci sessuali? E che devo dire io con questi due? Ma perché? Che stanno facendo? Che state facendo? La donna sotto e l'uomo sopra in presenza di una ragazza nubile ed un impiegato del parastato. Don Vigè, voi state rischiando la galera per altri osceni in luogo pubblico! Mia signore!